Prestazione soddisfacente per il vasto Girardi che al Ditella ferma sul pari la rincorsa del Senigallia alla capolista del raggruppamento F. Pineto. Prima del fischio d'inizio del romano Marco Ferrara, l'omaggio floreale della società di casa al tifoso Giandomenico Lombardi, scomparso proprio in occasione dell'ultima gara interna dei gialloblu per un improvviso malore sulle gradinate. L'inizio del match in favore degli altomolisani, al quarto d'ora Gargiulo sulla corsia mancina inventa un passaggio di tacco a Calemme, che però spreca fuori misura. A metà tempo per un intervento scomposto si alzano le proteste in campo, volano cartellini tra gli ospiti ed espulsioni in panchina da parte della terna arbitrale. Nel finale dei primi 45 minuti Ruggeri e Petriccione stoppano in tempo una pericolosa ripartenza dell'11 di Mister Clementi. 0-0 al riposo. Squadre invariate al rientro sul terreno di gioco e subito McNee per il vasto Girardi scuote la retroguardia ospite sfruttando l'assist di Calemme. Conclusione di un nulla fuori sul secondo palo. La rete del meritato vantaggio dei gialloblu di Tommaso Coletti arriva a firma di Hernandez dopo 10 giri di lancette. Applausi dalla tifoseria locale ai propri beniamini per l'1-0. Ma alla Vigor bastano pochi minuti per agguantare il pareggio che arriva al 22esimo. Mischia sul calcio d'angolo per i marchigiani, sulla conclusione di Pesaresi. McNee sporca la traiettoria e la palla supera il portiere Petriccione. Il Senigallia, rinvigorito dal pareggio, spinge sull'acceleratore. Alla mezz'ora Gargiulo è costretto a salvare dalla seconda capitolazione Petriccione. Dopo una fase equilibrata, l'ultima occasione capita sui piedi di Bentos, ma il tiro non impensierisce l'estremo ospite Roberto. La settimana prossima il vasto Girardi è atteso a Riviera delle Palme a San Benedetto del Tronto. Per la Vigor Senigallia impegno invece tra le mura amiche contro il tranquillo Avezzano.